Bene, rieccoci qui, bentornati. Siamo nell'ultimo miglio per usare un termine tipico della rete. Bene, onorevole Butti, eh, ci siamo. Quindi abbiamo fatto questo lungo percorso, una lunga cavalcata nel corso della mattinata con grandi ospiti e grandi tematiche molto importanti per il futuro del Paese. Ecco, onorevole Butti, eh, prima di dare la parola alla presidente io vorrei chiederle eh, di dire due parole. Proprio in fase conclusiva, innanzitutto ringrazio la Presidente Giorgia Meloni e manifesto anche non solo la soddisfazione ma anche l'orgoglio che tu possa concludere un evento di questa importanza e di questa rilevanza. Abbiamo fatto bene a titolare al plurale, parlando di reti e non di rete, e abbiamo fatto bene a ristabilire che comunque sia... Anche qualora dovesse essere un agnuco, anche se la società pubblica già esiste, a gestire, a sovraintendere la rete o le reti, questa sia pubblica e questo è fondamentale. Io ringrazio il direttore Barberio, la sua organizzazione, i giornalisti, i colleghi che sono intervenuti, tutti coloro i quali hanno aderito al nostro invito, ma soprattutto desidero ringraziare, sono veramente tanti quelli che non si sono visti, non si vedono, ma hanno reso possibile questo evento e che sono dietro le telecamere. Quindi grazie al direttore e grazie a Giorgia per la sua presenza. Bene, e adesso ci siamo, è il momento della chiusura, lo facciamo nel modo più, eh, più alto possibile con il vertice di un partito che sta svolgendo un ruolo importante e che si è fatto carico in questa mattinata di mettere sul tavolo temi così rilevanti per la crescita economica del Paese. Bene, io eh, onorevole Giorgia Meloni, innanzitutto le do anch'io il benvenuto. Grazie. Eh, sono molto lieto di, di essere qui con lei, ma vorrei partire, se mi permette, con una prima domanda, perché qualcuno si aspettava un'iniziativa quasi in famiglia. E stamani invece è accaduto qualcosa di differente, qualcosa di diverso e qualcosa di molto, di molto utile. Ecco, perché questo evento? Perché lo ha così fortemente voluto ed è venuto fuori quello che si aspettava che venisse fuori? Ma guardi, intanto eh, è venuto fuori qualcosa di meglio di quello che mi aspettavo, e non posso che partire dai ringraziamenti per questo, ovviamente all'onorevole Butti, il nostro responsabile. Uh, per questo settore, uh, persona estremamente competente, estremamente concentrata su queste materie, dimostra la qualità della classe dirigente di Fratelli d'Italia uh, e quindi ovviamente insomma, soprattutto a lui e alla presenza degli altri esponenti di Fratelli d'Italia si deve la riuscita di questo evento, ma sicuramente non possiamo non ringraziare le tante figure autorevolissime che stamattina ci hanno regalato questo confronto. Credo che eh, non ci sia stato un altro caso di un partito politico che abbia organizzato su una materia così apparentemente tecnica, eppure così rilevante per il futuro eh, della nostra nazione, un confronto a 360 gradi. Credo che questo dimostri almeno due cose fondamentali che riguardano il ruolo di Fratelli d'Italia: la nostra capacità di stare su temi estremamente precisi, che però riguardano lo sviluppo strategico dell'Italia, cioè un partito concreto, un partito non ideologico ma pragmatico che si interroga sulle grandi scelte che la nazione e dunque la politica sono chiamati a fare e una grande capacità di interlocuzione, perché noi si sa, abbiamo di solito le idee abbastanza chiare no? su, uh, su quello che si, che, che si deve fare, sicuramente abbiamo um, una visione che, che, uh, che è molto delineata. Però questo non vuol dire non avere anche l'umiltà, la capacità, la disponibilità per confrontarsi con gli attori che poi in determinate materie si confrontano eh, e agiscono su quei settori, perché alla fine vanno trovate delle soluzioni e quelle soluzioni devono essere efficaci. Allora perché questa iniziativa? Questa iniziativa chiaramente si inserisce in un lavoro molto ampio che Fratelli d'Italia ha fatto, non solo sulla materia della rete o delle reti che dirsi voglia di comunicazione, ma sul tema più complessivo della, delle infrastrutture strategiche. Perché il punto è che una nazione degna di questo nome non può prescindere dalla difesa e dalla valorizzazione delle sue infrastrutture strategiche. Questo è diciamo, un elemento che ha accompagnato moltissima parte del lavoro di Fratelli d'Italia. Perché difendere e valorizzare le proprie infrastrutture strategiche significa garantire sovranità, libertà, sicurezza, come dicevate poc'anzi anche eh, con il sottosegretario Gabriele e con gli altri ospiti autorevoli, e poi efficienza. E quindi la, la capacità di una nazione di essere al passo con i tempi. Ora, l'Italia, da questo punto di vista, ci dobbiamo dire la verità: in passato di errori ne ha fatti tanti, perché poi vale la pena guardarsi indietro per capire no, che cosa non ha funzionato, perché il compito della politica è correggere quello che non ha funzionato. Noi arrivavamo agli anni '90 e avevamo bene o male una serie infinita di gioielli di cui potevamo disporre, chiaramente. Il modello che era valso fino a lì, cioè quello dello Stato imprenditore, di uno Stato estremamente presente in tutti i settori della vita della nazione, perché il modello insomma che abbiamo vissuto fino agli anni 90 vedeva il controllo dello Stato praticamente su, su, su tutto, no? da quello che riguardava la gestione eh, dei servizi essenziali, le, le, eh, la, chiaramente la moneta, chiaramente le banche, chiaramente il petrolio, ma si arrivava ai supermercati, no? ricordate la GS, cioè avevamo praticamente in mano tutto. Era un sistema che non poteva chiaramente reggere e non poteva reggere perché eh, ovviamente l'eccessivo statalismo portava una serie di limiti, di inefficienze, anche perché poi con la fine della, del, 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 del crollo del muro e quindi la nascita dell'Unione Europea, come noi sappiamo, era anche incompatibile con le regole di ingaggio dell'Unione Europea. Però al tempo, quando ci fu bisogno diciamo così, di liberare i settori produttivi eh, da una eccessiva presenza dello Stato, l'Italia ha gettato il bambino con l'acqua sporca, come si direbbe. Cioè noi, di errori ne abbiamo commessi, mi pare. Noi siamo passati da un, ecce, da un eccesso all'altro, noi siamo passati da uno Stato estremamente invasivo e pervasivo a un tentativo di diciamo, far retrocedere lo Stato, però non immaginando delle liberalizzazioni, ma direttamente privatizzando e in alcuni casi, diciamo la verità, svendendo quello che avevamo prodotto con i sacrifici di intere generazioni. E la differenza tra liberalizzare e... Uh, uh, privatizzare o svendere è una differenza fondamentale perché liberalizzare significa in qualche maniera garantire no? investimenti, garantire competitività, garantire economicità, cioè significa far correre la gente operare in un regime di libero mercato. Privatizzare in quel contesto significava trasferire un monopolio dallo Stato al privato con tutti i rischi e i limiti che questo comporta, perché storicamente il monopolista diciamo, non ha un grande interesse nell'investimento, ha l'interesse nella massimizzazione del profitto, nella divisione degli utili, è più o meno quello che è accaduto anche da noi e non c'è stato un altro caso in cui in Europa, per esempio, si siano trattati così diciamo, i propri gioielli di famiglia, le proprie eh, infrastrutture strategiche e anche quando noi non abbiamo eh, privatizzato, Abbiamo comunque garantito dei monopoli, guardi il caso di autostrade, sì. dove con dei contratti di concessione capestro di fatto eh, abbiamo, ci siamo ritrovati pur con una infrastruttura che rimaneva di proprietà pubblica di fronte agli stessi problemi. Sì. Sì. Allora, perché lo dico? Eh, eh, la vicenda delle telecomunicazioni è forse tra queste diciamo, la più spinosa oggi, per una serie di ragioni che voi avete discusso, che insieme abbiamo discusso eh, eh, questa mattina. Anche qui, cioè, il telefono l'abbiamo inventato noi. Eh? Okay. Cioè, noi siamo stati praticamente il fulcro de, di, di una delle più straordinarie invenzioni che hanno fatto camminare l'umanità. Negli anni '90 la nostra infrastruttura di telecomunicazioni era un'avanguardia assoluta. Non oggi non è così. Eh, e non è così perché qualcosa evidentemente non ha funzionato. Allora bisogna imparare dai propri errori perché se noi oggi che abbiamo delle opportunità, mettiamola così, nel disastro nel quale ci troviamo, no? ci sono delle piccole opportunità, non prendiamo eh, diciamo di petto quelle opportunità per eh, imparare dai nostri errori e cambiare lo schema e noi siamo spacciati. Ecco Presidente, come intervenire su questi errori? Beh, commettere un errore non è non necessariamente un reato, è nel corso delle cose, si commettono errori nella storia. Noi ne abbiamo commessi tanti e lei ne ha elencati alcuni veramente rilevanti. Come intervenire su questi errori e quali sono le proposte di Fratelli d'Italia per cercare di porre una direzione differente a un corso delle cose che è stato sbagliato, che oggi si rivela sbagliato? Guardi, noi abbiamo lavorato a 360 gradi su tutte queste materie, su tutta la materia diciamo, della, della difesa, della valorizzazione delle infrastrutture strategiche. Presentammo addirittura, eh, dopo il caso appunto che fu di Atlantia, per esempio, una mozione che spiegava che secondo noi il principio è le infrastrutture. Sono, sono devono essere di proprietà pubblica, la gestione chiaramente può essere privata, i contratti devono essere, eh, diciamo così, convenienti per i cittadini, che fino a prova contraria sono quelli che quelle infrastrutture le hanno pagate e costruite con il loro sudore. Quindi ogni caso poi si affronta in maniera specifica il tema della rete di comunicazioni è un tema assolutamente centrale che noi, eh, eh, che, che, sul quale pure lavoriamo da qualche anno, tant'è che ricordo che il Parlamento italiano ha approvato una mozione nel 2019, Alessio, 2000, 2019 quindi già insomma, due anni fa, diciamo poco meno di due anni fa, nella quale venivano elencati i presupposti, cioè una rete unica di proprietà pubblica, perché particolarmente questo è sensibile e delicato, in una materia come le comunicazioni non verticalmente integrata, quindi dividere la proprietà della rete dalla vendita del servizio, il servizio sul servizio diciamo, si opera in il regime di libero mercato e guardi un po', una volta tanto, gli europeisti siamo noi perché è esattamente quello che prevede l'Unione Europea, per cui anche questa cosa per la quale noi siamo i grandi nemici dell'Europa, però quando l'Europa dice una cosa che condividiamo e eh, gli altri fanno finta di niente, non torna. Cioè, mi pare che la, anche l'ultima volta il commissario Vestager sia stata chiarissima da questo punto di vista, è esattamente quello che accade, diciamoci la verità, nelle nazioni europee, ma voi pensate davvero che una nazione come la Francia e la Germania avrebbero consentito che la propria rete di comunicazione fosse in mano a privati e segnatamente, diciamoci le cose come stanno, a stranieri, a investitori stranieri. Eh, io penso che questo sia un elemento sul quale un governo serio non può girarsi dall'altra parte e, e, e voglio dire, mh, mh, spero davvero in Mario Draghi. Perché il vantaggio di avere Mario Draghi Presidente del Consiglio dei Ministri, e lei sa e voi sapete che noi siamo l'unico partito di opposizione, quindi non abbiamo votato la fiducia a Mario Draghi per una serie di ragioni che abbiamo spiegato cento volte, nelle quali non entro. Ma se c'è un vantaggio di avere Mario Draghi a Presidente del Consiglio è l'autorevolezza. L'autorevolezza che ti consente di, su alcuni dossier diciamo, delicati e importanti di poter incidere in maniera eh, eh, rivoluzionaria, come posso dire, però l'autorevolezza si deve scegliere di esercitarla. E finora io francamente non sto vedendo questo coraggio. E allora mi devo appellare al coraggio di Mario Draghi, che spero abbia, ai ministri che sono venuti qui stamattina e ci hanno offerto il loro punto di vista. Io eh, insomma ho fatto due chiacchiere da questo punto di vista anche sia col ministro Colau che col ministro Cingolani. È però il coraggio di fare quello che fanno tutte le grandi nazioni occidentali in questo vorrei essere io più europea e più diciamo vicina a, alle, alle intenzioni dell'Unione europea fratelli d'italia c'è in questo caso preciso Specifico ci si trova anche con una opposizione che su questo tema non solo è disponibile a lavorare ma offre chiaramente tutto il suo punto di vista, il rapporto con gli operatori, la capacità di cercare anche delle soluzioni di mediazione il più possibile però non facendo indietreggiare gli interessi strategici di una nazione come l'Italia. Io credo che questo non si possa fare e credo che, eh, 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 mi fermo, <ride> e credo che diciamo la pandemia che ha devastato le nostre esistenze, però nel dover rincorrere la tragedia offre delle piccole opportunità. Se noi non riusciamo a fare tesoro di quelle opportunità, cito Recovery Fund, cito il tema chiaramente di poter rivedere oggi proprio la governance delle nostre TLT, del nostro sistema di, di telecomunicazioni, noi siamo spacciati. Per cui non c'è una seconda chiamata rispetto a questo tema ed è la ragione per la quale ci stiamo spendendo così tanto. E lei ha usato la stessa espressione che ha usato stamattina il ministro Cingolani, che wow. ha parlato di, di una one stop, cioè una sola fermata abbiamo a disposizione. Eh sì. eh, perché purtroppo Quindi, è drammaticamente così. Ecco, insomma, presidente, persone... mi pare che questa mattina da questo evento emergano due elementi molto importanti. Una rinnovata apertura e sensibilità del suo partito nei confronti dei soggetti di mercato e quindi per contribuire a dipanare la matassa dall'altra mi pare che lei stia ribadendo una dichiarata disponibilità a discutere con tutte le forze politiche quindi con una implicita richiesta di spostare ogni confronto in sede parlamentare ovviamente è eh, assolutamente sì guardi e questa è un'altra grande questione che Fratelli d'Italia ha posto e ha anche portato in aula e torniamo al tema no? allora noi abbiamo il Recovery Fund. Il Recovery Fund è una grande opportunità. Vale la pena di ricordare però che eh, rispetto alle risorse Recovery Fund ci sono nazioni come la Francia e la Germania che hanno deciso di non prendere risorse in prestito, eh, hanno deciso di utilizzare solamente i sussidi. L'Italia, trovandosi in una condizione diversa, sceglie di indebitarsi. Uh, per ulteriori 130 miliardi di euro. Vale la pena ricordare in più che nell'ultimo anno noi già ci siamo indebitati per circa 150 miliardi di euro. Serviva a tamponare la pandemia, è stato fatto male, non entro in questo, è un altro tema. I 130 miliardi di debiti che noi stiamo contraendo e che scaricheremo sui nostri figli, in questo caso servono a fare delle scelte strategiche, cioè sono risorse destinate agli investimenti. C'è il tema centrale, è proprio quello della digitalizzazione, cioè una delle, chiaramente, delle rivoluzioni più grandi che si possono fare oggi in Italia è digitalizzare il più possibile. Vuol dire che se noi fossimo davvero bravi a fare questo lavoro nei prossimi anni, di fatto la gran parte dei servizi che vengono erogati dai comuni, dal governo, dalle regioni, eh, dei, dei servizi essenziali, la, la scuola, la sanità, la giustizia, eh, tutto avrebbe da questo punto di vista un'accelerazione enorme, il che apre, secondo me, ancora di più, eh, diciamo, rende centrale la questione che stiamo discutendo, perché più digitalizzi e più chiaramente in quelle banche dati corrono i dati sensibili del tuo sistema, della tua nazione e dei tuoi cittadini. E allora non puoi non porti il problema di chi gestisce quei dati, di chi ha in mano quella piattaforma. E la seconda questione è che noi chiaramente spendendo queste risorse, che sono risorse appunto che, i cui, i cui eh, interessi eh, dovrà sb sborsare qualcun altro, non possiamo non porci il problema di investire risorse che vadano a beneficio di quegli stessi cittadini che stanno pagando gli interessi su quel debito. E non magari no, del privato piuttosto della multinazionale della, 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 de, dello degli stranieri. Cioè, sono temi che noi abbiamo il dovere di porci a maggior ragione oggi perché diventano un elemento assolutamente eh, delicatissimo dei prossimi decenni. Ora, sul tema recovery fund e del, e del PNRR c'è anche una questione serissima di metodo perché? Noi abbiamo discusso in Parlamento e abbiamo votato la settimana scorsa. C'è un piccolo particolare, che noi abbiamo discusso e votato sul PNRR di Giuseppe Conte, non su quello di Mario Draghi. Cioè il documento che noi abbiamo eh, eh, valutato sul piano parlamentare ragionevolmente non è quello che arriverà in Europa, cioè delle due luna. O, o Draghi ha deciso di mandare in Europa il PNRR di Conte, ma allora qualcosa mi sfugge perché io ricordo che il recovery plan è stata una delle ragioni per le quali il governo Conte è andato a casa, non solo perché era stato rinviato, rispedito indietro dall'Europa, criticato da, dall'ufficio parlamentare di bilancio fino alla Corte dei Conti, praticamente da tutti, Renzi aveva i problemi sulla governance, quindi arrivava Mario Draghi perché la sua mission era ed è scrivere un recovery plan all'altezza della situazione tragica nella quale ci troviamo. Per cui io in realtà non credo che Mario Draghi intenda mandare in Europa il PNRR di Giuseppe Conte, ma se è così allora c'è un problema, perché il Parlamento ha discusso di un, di un documento che non è quello che arriverà in Europa e non avrà l'ultima parola sul documento che arriverà in Europa. E voi capite bene... Che di fronte a 130 miliardi di euro di debiti che stiamo scaricando sui nostri figli per decidere come tentare di risollevare questa nazione nel disastro nel quale si trova, immaginare che il Parlamento della Repubblica Italiana non abbia l'ultima parola su come quei soldi debbano essere spesi, in che misura, su quali scelte strategiche, secondo me è molto grave. Quindi... Noi abbiamo depositato anche su questo una risoluzione che, è stata bocciata dalla che chiedeva che il Parlamento avesse l'ultima parola, è stata curiosamente bocciata dalla maggioranza. Quindi sinceramente diciamo, la situazione è un po' è, è delicata e preoccupante, ripeto, perché siamo affidati per carità al governo e speriamo che possa fare bene, però atteso che oltretutto sappiamo come nasce il governo, su queste materie diciamo, un po' di eh, attenzione no, per i principi basilari della democrazia non guasterebbe. Presidente, questa è la conferma che l'innovazione ha bisogno anche di trasparenza. Eh. Ora, è possibile, secondo lei, che eh, questo dato abbastanza diciamo, irrituale, devo dire anche, non dico allarmante, ma insomma è comunque lascia perplessi, è possibile che il governo ritenga di poter spostare un confronto? ponendolo nella fase di negoziazione con l'Europa dopo il 30 aprile, cioè in quei mesi in cui si dialoga con l'Europa, lasciando a, a prima del 30 aprile diciamo, la cornice politica generale. Guardi, è, è possibile, ma chiaramente comporta due limiti. Il primo è non poter intervenire comunque sulle scelte strategiche, sono i capitoli, no? Cioè adesso noi stiamo discutendo i capitoli, Fratelli d'Italia ha fatto delle sue scelte su quelle che dovrebbero essere alcune... Secondo noi direttive sostanziali dello sviluppo italiano. Io oggi credo che, ad esempio, è uno dei temi che abbiamo chiesto di inserire nel recovery nel PNRR: non fu inserito il tema della riconversione di produzioni, eh, diciamo, mature per poter competere nel mercato della globalizzazione in marchio. No? L'Italia è potente, la cosa più potente che noi abbiamo oggi è il marchio. Quindi, se io dovessi scegliere dove metto le risorse per riconvertire produzioni che non sono più in grado di competere, direi proviamo a farlo sul marchio. È una stupidaggine, non lo so, ma è una scelta strategica. E il punto della politica che oggi manca, secondo me, è il problema che noi abbiamo avuto negli ultimi anni con governi diciamo, tenuti un po' insieme eh, da, 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 dalla necessità o dall'interesse. Adesso non voglio polemizzare, è il rischio di non avere una visione chiara. Quando tu non hai risorse e, 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 o, o comunque hai poche risorse, devi scegliere su che cosa ti concentri e si tiene, se costruisci una visione che è tutta no, uh, 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 come posso dire, compatibile. È quello che ci è mancato in questi anni, è la ragione per la quale abbiamo dilapidato miliardi di euro in cose che non hanno prodotto assolutamente niente. Quindi io credo che oggi intanto il Parlamento dovesse essere coinvolto sui capitoli strategici di, investi, di, di, uh, di investimento delle risorse del recovery plan e soprattutto se noi rimandiamo il dibattito parlamentare con i tempi del dibattito parlamentare in Italia. Alla contrattazione con l'Europa e eh, rischiamo noi poi di rallentarci, no? ecco, mentre invece serviva fare un ragionamento diametralmente opposto. Quali sono i capitoli specifici, quali sono le nostre priorità? Interveniamo su quelle priorità e andiamo a trattare con l'Europa, ma con un mandato chiaro. Invece il mandato chiaro manca e si chiede un mandato quando magari l'Europa ti mette i bastoni tra le ruote. Abbiamo già perso, comunico ufficialmente, per come la vedo io. Per cui non mi sembra una scelta francamente intelligente, non si può dire che non ci fossero i tempi perché, come abbiamo detto mille volte, siamo disposti a dormire in Parlamento per le cose serie. Non è che c'è bisogno, voglio dire, di, di lazionare i tempi, lo abbiamo detto anche quando c'era il problema dell'emergenza del Covid, no? per, eh, la, la famosa vicenda dei DPCM, siamo disposti a fare quello che serve fare nei tempi in cui va fatto, ma non si può bypassare il Parlamento su una cosa così strategica, così delicata e ripeto che comunque coinvolgerà il destino dell'Italia per i prossimi eh, 10, 20, 30, si spera 50, 100 anni se fatto bene. Sì. Se mi permette, Presidente, vorrei farle un'altra domanda. Non so se sia l'ultima, posto che lei non abbia delle cose più importanti, ovviamente, da porre sul tavolo. Però, eh, vede, quando noi parliamo, quando si parla di economia digitale, di digitale, eh, non possiamo più pensare che sia un appendice. Ormai l'economia è economia digitale, tout court. E in un certo senso, eh, come dire, c'è una centralità data anche dalla grandezza, dalla corposità di queste tematiche nel recovery plan. Sì. Questo evento di oggi che è un evento di cui mi verrebbe voglia di dire tutta la città ha parlato per riferirmi alla comunità nazionale già da ieri, questo indica che c'è una grande attenzione su queste tematiche, ma questo evento non è un punto di arrivo. Le chiedo se può essere inteso come un punto di partenza e se voi Vorrete giocare un ruolo di driver, no? di conducenti di questo dibattito importante che richiede, ripeto, grande consapevolezza. Come la vede? Ah, non si sente più. Volevamo renderlo diciamo, rappresentato plasticamente con questa iniziativa. Ma quello che voi avete visto, cioè quello che diciamo, chi ci ha seguito ha visto oggi, è il frutto di un lavoro che noi conduciamo in termini di elaborazione, approfondimento, rapporti, interlocuzione e capacità di trasferire quella interlocuzione in anche provvedimenti, e quindi diciamo, per il ruolo della politica, in iniziative concrete. È qualcosa che noi abbiamo iniziato a fare anni fa, che, che cosa si dimostra effettivamente che non emerge spesso di Fratelli d'Italia? Che Fratelli d'Italia è un partito di governo, nel senso che pur stando all'opposizione è un partito che è pronto a governare questa nazione, perché eh, non so se, se a differenza degli altri o come gli altri, non lo posso dire perché io posso parlare di me. Noi ci siamo da tempo interrogati su tutte le grandi questioni strategiche e abbiamo cercato, anche ripeto, con la collaborazione di una classe dirigente fatta di persone che mediamente non vengono esattamente dal niente, ma che la politica nel senso di eh, amministrazione della cosa pubblica l'hanno conosciuta e la conoscono a tutti i livelli. È un partito che si è interrogato sulle grandi questioni e che ha un'idea molto chiara. Di sviluppo per questa nazione, di dove vadano concentrate le risorse, di quale debba essere il suo, ruolo, il suo eh, ruolo a livello geopolitico, di quali debbano essere le sue scelte fondamentali, di quali debbano essere le sue priorità di investimento. Noi abbiamo le idee estremamente chiare su questo e ripeto, credo che a questo sia mancato all'Italia finora. Perché, giusta o sbagliata, la politica può funzionare solamente se dai tempo a un governo di realizzare una visione. Da questo punto di vista, noi paghiamo. In maniera gravissima e neanche ce ne rendiamo conto, eh, neanche ci rendiamo conto della gravità. Paghiamo sia avere appunto questi, queste maggioranze un po' eh, diciamo troppo eterogenee, no? E la nostra purtroppo incapacità di avere una stabilità sul piano della politica, perché ci vuole tempo, diciamo, per realizzare una visione. Speriamo che quando la, democ la democrazia, diciamo, si riaffaccerà sul nostro. Territorio nazionale, si possa avere questa opportunità. Bene, Presidente Meloni, a questo punto possiamo dichiarare chiuso questo evento. Io la ringrazio veramente grazie di cuore voi, per davvero. la sua Ancora partecipazione. Grazie a grazie, grazie anche a lei, direttore, a è stato Butti. gentilissimo. Disponibilissimo. <ride> Ma per carità, e grazie. Io vorrei anche io ringraziare tutti i tecnici che ci hanno seguito con grande generosità e tutte le persone che hanno avuto la pazienza di stare con noi fino a quest'ora così tarda, comprese le persone che ci hanno seguito dall'estero sulla banda audio inglese. Quindi un grazie a voi tutti e un rinnovato ringraziamento alla Presidente Giorgia Meloni. Grazie, arrivederci.